Esce sconfitto il Teramo dal comunale di Chiavari, ma a testa alta. Il risultato finale di 2-0 punisce troppo severamente la squadra di Guidi, che può recriminare per un rigore non dato nel primo tempo e per diverse occasioni sciupate contro un avversario cinico e concreto. In campo dal primo minuto c'è Bernardotto, con Birligia che parte dalla panchina. Nel primo tempo i biancorossi mettono in seria apprensione i quotati avversari con un pressing alto e con buone trame di gioco. Avvio scoppiettante e squadre che si affrontano a viso aperto. Apre le danze Lentella al 12esimo con Di Cosmo, respinge Tozzo. Rispondono gli ospiti al 24esimo con Mungo, il destro potente viene spinto con i pugni dal portiere. Si chiude in parità la prima frazione, ben giocata dai biancorossi. Nella ripresa si fa vedere Lentella al quinto, errore di Mungo a centrocampo, ma Schenetti calcia al lato a tu per tu con Tozzo. È un buon momento questo per i padroni di casa, Teramo in difficoltà, perde anche Kiere Mateng che si fa male da solo ed è costretto ad uscire per una distorsione al collo del piede. Però al 57esimo la gara si sblocca grazie ad una perla sul calcio di punizione di Schenetti che disegna una parabola imparabile per Tozzo. Brutto colpo per il Teramo che cerca di reagire. Al minuto 60 cross di Rillo, Mungo incrocia e Paroni è miracoloso. Passano solo 3 minuti e i Liguri raddoppiano con Coppolaro che approfitta di una dormita della difesa abruzzese e di destro appoggia in rete il pallone del 2-0. Il Teramo reagisce e al 74esimo potrebbe riaprire il match, ma Paroni compie ancora un miracolo sul diagonale di Mungo. Non si arrende il Teramo e all'86esimo ci prova Birligea che da buona posizione potrebbe servire al centro, ma calcio al lato. Il risultato non cambia, ma la sconfitta è resa meno amara dalla prestazione che ha mostrato un Teramo volitivo, forse impreciso sotto porta, ma capace di rendersi pericoloso, creando diverse occasioni, nonostante un team giovanissimo con 4 under in campo. Domenica esordio casalingo al Bonolis contro il Siena alle 17:30.